Mi presento per chi non ci conoscesse, ringraziamo intanto Pop-Up, Silvia, Cristian. Io sono Werther Albertazzi, presidente di Planimetrie Culturali, un'associazione semplice, scritta alle libere forme associative di Bologna, che ha avuto un percorso dal basso e sta provando ad arrivare in alto. Siamo un gruppo di cittadini che nel 2004 si è messo in rete per il bene pubblico. Abbiamo iniziato dagli spazi abbandonati, quindi parliamo di 10 anni fa. E siamo ancora qua a parlarne, ne parleremo ancora per altri 10 anni prima che tutto funzioni. E abbiamo iniziato delle operazioni su questi spazi che erano anche privati, perché il bene pubblico, come è stato detto prima, non è solo comunale o amministrativo, ma è anche del privato, perché comunque i danni che produce l'abbandono del privato arrivano ad influire sul bene pubblico, in quanto si parla poi di chi passa e chi vive vicino a questi spazi. Noi lavoriamo in modalità di aggregazione associativa. E quindi cerchiamo gli spazi, cerchiamo le reti di associazioni del territorio e cerchiamo di creare un percorso partecipato in modo che ogni associazione del territorio stesso possa trovare uno spazio e quindi contribuire per il bene pubblico del proprio, diciamo, quartiere. L'associazione è riuscita a lavorare nell'ultimo anno, raccontiamo del 2012-2013, che è lo spazio senza filtro, qualcuno forse di voi lo conosce o qualche documento è in giro. È uno spazio privato di una ex officina metalmeccanica, 12.000 metri quadrati, che ha ospitato qualsiasi forma di associazione che producesse sociale, culturale e addirittura sportivo. Proprio nell'anno 2013-2014 abbiamo avuto 15.000 presenze, quindi vuol dire che alla volta di spazi abbandonati, di solito difficili da avvicinare, da una certa fetta di pubblico di cittadini, invece sono stati tutti coinvolti e tutti attratti da questo nuovo progetto. E abbiamo, come dicevo, abbiamo lavorato sui privati, sì. Fino adesso abbiamo lavorato sui privati, però in questo momento stiamo aprendo un progetto che non è su uno spazio che non ha destinazione d'uso, quello di cui si parla di solito spesso, ma è uno spazio che ha già una destinazione d'uso e ci è stato chiesto un intervento di appoggio al rilancio dello spazio stesso. Parliamo del centro commerciale Minganti. Il centro commerciale Minganti è un centro commerciale che è andato in fallimento l'anno scorso, è stato recuperato dalla CBR di Modena, una capitanata da una multinazionale, e proprio in questi mesi sta mettendo a posto il rilancio di questa attività, di tutte le attività che sono dentro, il recupero degli spazi che erano stati abbandonati. Parliamo di attività produttive. C'è stato questo incrocio tra noi, associazione LFA Semplice, e una multinazionale, e questo fa sì in modo che le nostre strade possano essere anche simili. Loro hanno bisogno di riempire gli spazi per renderli visibili, appetibili ai probabili compratori, e noi in questo caso facciamo un movimento di persone nel territorio, sul tessuto culturale. Ci siamo uniti, insomma, in questa operazione. Noi cercheremo per un anno esatto di portare vitalità al centro commerciale allora abbandonato, di cercare di fare un percorso di integrazione tra i cittadini residenti del quartiere e lo stesso centro commerciale, che di solito è visto come l'altro spazio dell'altra città, per vedere di fare questa operazione di rilancio. Per noi è molto importante perché chiaramente siamo messi alla prova anche su un altro piano e non solo quello di uno spazio abbandonato dove tutti vogliono andare a fare cose, case, chiese. E su questo noi ci stiamo confrontando molto con l'amministrazione proprio per rendere questo percorso una cosa fattibile per tutti e non solo per certe associazioni o per chi conosce solo certe persone. Abbiamo diverse richieste da tutte le parti e quindi ci stiamo adattando proprio a lavorare in tutte le parti di Bologna, di tutti gli spazi, anche per questo che siamo qua. Adesso stavo cercando di mettermi su un video che mi è sparito. Ci arriviamo. Questo è un video che abbiamo prodotto dopo un anno dalla nostra nascita, sono tutti gli spazi che abbiamo visitato nei primi anni della nostra associazione. Come vi dicevo, tutte officine metalmeccaniche abbandonate, posti produttivi, una volta produttivi, spazi in tutta la parte d'Italia. Noi siamo partiti proprio da lì per arrivare a questo discorso, ci siamo interrogati sul fatto di come questi potessero essere tolti dalla lista dei buchi neri delle nostre città ed essere riattivati con delle piccole illuminazioni, diciamo civili,
di mosse civili, di movimento civile. Il nostro obiettivo è quello di illuminare tutta la città e non solo uno spazio, quindi ed è per quello che noi usiamo una formula temporanea. Temporanea che per noi è un lasso massimo di 3 anni in cui le associazioni possono mettersi insieme nel progetto, possono svilupparlo e possono magari anche riprendere 2 finanziamenti che avranno dovuto sborsare all'inizio per rimettere a posto questi posti. Noi siamo completamente autofinanziati, non abbiamo mai ricevuto un centesimo dal comune, dall'amministrazione pubblica. Non l'abbiamo mai voluto, perché abbiamo voluto dimostrare ciò che i cittadini, comuni, semplici, senza grosse spalle coperte dietro, possono riuscire a fare anche sul loro piccolo territorio. Ci siamo arrivati, ed è per quello che vi stavo dicendo, stiamo facendo un po' da consulenti in tutta Italia su come si possono fare queste cose. Queste cose non si possono fare. La legge non lo prevede, la legge non ha regolamenti sul temporaneo, non ha regolamenti sul provvisorio e nemmeno sul precariato. Quindi bisogna inventarselo, quello che si diceva prima, il movimento civile dal basso serve a questo, probabilmente non si parte dall'alto, si parte da lì per evidenziare quello che in alto non funziona e per trovare anche delle formule. A noi la nostra operazione in questi anni ha portato diversi svantaggi, da denunce, diffide, multe, dai pompieri, dalla sicurezza, dall'ASL, perché chiaramente stiamo parlando di rivivere spazi abbandonati con destinazioni d'uso diverse da quelle che noi ne facciamo. In tutto questo possiamo dire che la maggior parte delle associazioni del territorio che lavorano in rete lavorano su un recupero finanziario che solitamente arriva da degli eventi di pubblico spettacolo, che siano mostre, che sia sport, che siano concerti. Questo è quello perlomeno che succede sul territorio bolognese. Bene, anche questo non si può fare, perché chiaramente le regole del TULPS, che regolano tutte le attività di pubblico spettacolo, e anche compreso quelle sportive che rientrano nel pubblico spettacolo, non prevedono queste formule. Quindi non c'è una possibilità legale di farla. C'è una voglia però da tutte le amministrazioni di lavorare in questo campo. Il problema è che anche l'amministrazione non lo può fare, quindi nello stesso tempo non può neanche dire, come dice il decreto Valore Cultura al punto 6, noi vi diamo le caserme e ci fate attività sociali e ricreative. Oppure lo può dire, ma non lo si può fare, perché non c'è una legge che ce lo permette. Quindi secondo me lì mancano un po' di punti, la volontà va seguita poi a delle regole. In questo ci troviamo d'accordo con Christian e per quando parliamo di sperimentazione sul territorio, la sperimentazione però non può essere un fattore messo là, quello sperimenta e poi andiamo a vedere tutti cosa ha fatto. Deve essere seguita passo per passo anche con delle normative o quantomeno deve avere un lasso di tempo in cui la sperimentazione possa dare frutti prima o poi di stipulare delle regole ad hoc. Questo non è successo a noi, perché chiaramente noi abbiamo fatto un progetto, l'abbiamo messo in atto, l'abbiamo dichiarato e come vi ho detto prima abbiamo subito tutte le conseguenze legali e penali del caso. Questo ha fatto in modo che noi chiaramente non fossimo affondati, per andare avanti a sviluppare questi progetti ci siamo messi a capire dove sbagliamo. Noi non sbagliamo niente, noi stiamo facendo quello che le persone vogliono fare insieme e vogliono, si aspettano dalle proprie città, vogliamo illuminarle. Però quello che invece non riusciamo a trovare è come stuzzicare l'amministrazione pubblica a sviluppare questi percorsi partecipati. Il problema è la legge, come dicevamo prima. L'amministrazione pubblica, il singolo assessore o il politico o il direttore dirigente amministrativo del caso non può firmare nessun documento se non è, diciamo, protetto nel suo essere, perché altrimenti qualsiasi cosa succede nello spazio tornerebbe a capo a chi ha firmato la convenzione o il permesso o il contratto di comodato d'uso. Quindi stiamo lavorando su quello, abbiamo messo in atto una proposta di legge. La proposta di legge sugli usi temporanei è partita da Bologna. Chiaramente siamo partiti dall'architettura di Pisa, con lo UAV di Venezia, con l'architettura di Ferrara, oggi siamo qua e abbiamo girato mezzo Italia per raccogliere condivisioni e si è formato un tavolo di lavoro, anche se abbastanza ristretto, in modo che possa dare una base per poi con tutto il resto della città cercare di arrivare in alto, perché anche qui se ne parlava prima. Il fatto di fare queste azioni che vanno sulle città, in diversi quartieri, in diverse formule, da una città all'altra, da un contratto col cittadino da una parte, da un RUE da un'altra, non risolve il problema nazionale.
perché ognuno nel suo piccolo avrà il solito problema. Quindi siamo partiti a questa proposta di legge proprio perché sia una legge che possa arrivare sul piano nazionale ed essere accessibile a tutti quanti. Detto questo, dalla proposta di legge è già partito qualcosa di buono, perché è partita una variazione del RUE comunale che noi abbiamo fatto su quello di Bologna, abbiamo qualche documento che abbiamo sparso in sala, che chiaramente sarà diverso dal RUE di Bari. Però il fatto che sia stato accolto e che sia in visione vuol dire che comunque, come diciamo prima, una certa recettività da parte delle amministrazioni c'è. Direi che è anche abbastanza forte, e ritorno a ripetere, il problema è come fare queste cose. Noi possiamo pensare che in tutte le città queste lampadine si possono accendere, in modo che tutta la città possa diventare veramente luminosa. Noi a Bologna abbiamo fatto una blacklist, abbiamo trovato 170 spazi neri. Neri per noi sono vuoti, sono morti, sono anche simbolo di degrado e di mal decoro, insomma, perché le nostre città le vorremmo anche vedere pulite, al di là che sia della Coop o che sia della SPA o che sia di qualcun altro, che sia anche del comune. Noi passiamo nelle strade e vorremmo camminare sui marciapiedi puliti e vedere i palazzi puliti. Quindi noi abbiamo lavorato per chiederci anche cosa possiamo chiedere a chi lavora in questo senso, che non sono solo i residenti che vogliono fare queste operazioni, ma sono quelli che pensano le città. Sono gli architetti, gli ingegneri, i geometri e l'amministrazione comunale. Quindi il problema è anche che la città è arrivata in questo punto perché si è abbandonata, ed è stato detto prima. Si può riprendere in mano, però ci vuole una volontà comune che parta sia da chi la vive, sia da chi la progetta. Quindi anche l'architetto stesso, l'ingegnere stesso, dovrà interrogarsi su quello che sarà la nostra città del futuro, non su quello che è oggi. Molto spesso io parlo con degli architetti e si confrontano al tempo d'oggi o al tempo di ieri con noi, con quello che è stato fatto e quello che si sta facendo. In realtà noi dobbiamo avere una visione più veloce, andare più avanti. Abbiamo visto che noi arriviamo qua e ci troviamo a parlare di cose 10 anni fa. Ne potevamo parlare 10 anni fa. Noi 10 anni fa siamo stati relegati nell'angolino perché parlavamo di Marte, di marziani, invece adesso è attualissimo. Però non possiamo trovarci tra 10 anni ancora a parlare di queste cose. Quindi dobbiamo essere più veloci, andare avanti, e dobbiamo fare in modo che tutta la cosa, tutta la pratica del riciclo, del riuso urbano, venga ripensata da chi la scrive, quindi dagli architetti e gli ingegneri. Ci pensiamo a un architetto che pensa social, che pensa a quello che diceva prima Christian, che ci sarà anche tra 10 anni, che non che pensa che oggi abbiamo bisogno di un palazzo in pieno centro e facciamo quello, ma che pensa che cosa ci sarà in quel palazzo tra 12 anni, chi lo vivrà e come lo vivrà. E anche questa è una cosa che è una sfida col domani, perché l'architetto, anche lui nel pensare, sicuramente non riuscirà a tenere conto di tutti i cambiamenti sociali e civili dei 10 anni. Noi abbiamo un movimento che, anche guardando solo l'immigrazione che va e la migrazione che se ne esce, che cambia l'aspetto di tutte le nostre città, anche nei loro piccoli particolari. Adesso abbiamo lo social street, il social bar, il social piazza, il social giardino, tutte queste cose social che riscopriamo dopo 100 anni. Social siamo noi, social siamo quando giriamo per la strada, social siamo quando saliamo in ascensore e salutiamo chi è con noi o non lo salutiamo, è lì che è la nostra differenza di essere social. Il social, secondo me, deve arrivare proprio dall'alto, quindi dagli architetti che pensano cosa voglia essere una città sociale e da un'amministrazione che pensi cosa voglia essere una città partecipata con i cittadini. Poi dopo ci aspettiamo anche che gli architetti possano lavorare sull'uso temporaneo, oltre che il sociale. Il temporaneo abbiamo già visto che ci sono molte flessibilità portate in architettura. Pareti che si muovono, insomma, spazi grandi con poche pareti dentro in modo che possano essere usati in diversi modi, però comunque cambiano sempre, quello che dicevamo prima, le regole delle attività. Quindi non può essere che uno spazio grande diventi una ciclo bicicletta, una ciclopista o una pista da patinaggio, anche se grande senza colonne, se non ha subito il cambio di destinazione d'uso. Ecco, qua entriamo in causa gli architetti e gli ingegneri, perché possono aiutare le amministrazioni a lavorare in questo senso. L'esempio è che noi nel senza filtro, adesso vi faccio vedere un altro video, sempre se ci riesco.
Noi al Senza Filtro abbiamo inserito per la prima volta 22 associazioni, di cui 10 ce le portavamo dietro da tempo perché le conoscevamo, quindi le abbiamo scelte in base alla loro disponibilità di lavorare sul temporaneo, mentre le altre le abbiamo raccolte dal quartiere, parlando col presidente di quartiere, sentendo quali erano le esigenze del territorio e quindi cercare di inglobare queste associazioni tra di noi. Piccolo formato è una di queste, che ha fatto questo videoclip che racconta un po' i primi 3 mesi della nostra storia dentro al Senza Filtro. Piccolo formato, un'associazione di 10 persone fotografi, tutti professionisti nel loro campo, che si sono messi in rete e stanno facendo questi documentari per stimolare l'attenzione sociale sugli spazi abbandonati. È una delle 22 associazioni che compongono il Senza Filtro. Questo è il capannone, questo sono io e questi sono i nostri attrezzi. La nostra rete, la nostra associazione è composta tutta da professionisti, siamo tutti cittadini semplici, singoli, però siamo tutti professionisti, abbiamo l'elettricista, abbiamo il muratore, abbiamo l'idraulico, abbiamo l'infermiere e abbiamo anche l'addetto al servizio di sicurezza per quanto riguarda l'antincendio. E io sono un manovale tuttofare, insomma, riusciamo a fare delle cose che non per forza devono essere fatte con diciamo un'azienda particolare. Insomma, il muratore lo può fare qualsiasi muratore, non per forza ci vuole un cantiere per mettere a posto un muro, cosa che di solito invece usa l'amministrazione. Noi non usiamo quei metodi e togliamo via spese all'amministrazione. Gli spazi, come vedete, sono molto, questo era abbandonato da 5 anni, è andato a fuoco, mancavano vetri, finestre, porte, però il fatto di lavorare in aggregazione, il fatto di aver messo in rete 22 associazioni ha portato a lavorare 215 persone tutte insieme nello stesso spazio. 215 persone formano 22 associazioni. 22 associazioni che hanno tutto il loro tour. Per noi sono state 15.000 persone portate in uno spazio che era così a settembre e che invece vi faccio vedere com'è adesso. Anzi, prima vi faccio vedere, questa è una tesi di laurea che è stata fatta dopo i primi 6 mesi del nostro lavoro, quindi già in 6 mesi avevamo stimolato. Sì, allora, il nostro sistema di aggregazione funziona così. Noi, quanto tecnici, come vi spiegavo prima, cerchiamo di fare un sopralluogo, di visionare lo spazio, di vedere quali spazi, ambienti dello spazio generale possono essere utilizzati, perché non tutti gli spazi abbandonati sono utilizzati, perché come anche qua avevamo uno spazio che aveva preso fuoco, perché chi ci ha abitato abusivamente ha acceso le finestre per scaldarsi e quindi una parte dell'immobile è stata chiusa. Diviso gli spazi, capito cosa serve al quartiere e quali sono le attività che mancano, noi assegniamo gli spazi gratuitamente alle associazioni per tutto il periodo del nostro contratto. Quindi non hanno nessuna spesa a loro carico. Addirittura nel primo anno ci facciamo carico noi di aiutarle sia nei documenti, sia nei permessi, sia nel capire cosa possono e non possono fare negli spazi e anche diciamo, il contratto di luce e nel gas vengono tutti pagati da noi. Per fare in modo che queste associazioni messe in rete abbiano molta più spinta e molta più capacità di lavorare sul loro lavoro e non perdere tempo a lavorare sull'immobile. Anche perché noi ne abbiamo le capacità, loro magari molte volte no, perché non tutte arrivano da questo filo. Questo per noi è più che attivare delle start-up, è proprio un aiuto sincero e concreto sul territorio. Dopodiché le associazioni dopo il primo anno possono scegliere se rimanere in rete, se togliersi, se hanno visto che non, insomma, tutto si può rimontare, però lo spazio è a loro disposizione gratuitamente. Noi adesso stiamo uscendo da questo spazio. Stiamo uscendo perché, come dicevo prima, noi siamo temporanei, vogliamo illuminare tutta la città, non solo degli spazi, questo è il sesto che facciamo. E le associazioni invece possono rimanere in accordo con la proprietà fino a che l'immobile rimane a disposizione, fino a che non trova un'altra destinazione d'uso, insomma. Quindi potrebbe essere che questo spazio andrà avanti anche per altri 5-6 anni. Adesso gli immobili non è che hanno gran mercato. Questa è anche, c'è anche un'intervista, si può sentire? Buongiorno,
Questo è lo spazio 6 mesi dopo le foto che avete visto prima. Composta da 17 associazioni, tutte differenti tra loro, che spaziano dal cinema alla fotografia, alla costruzione di eventi musicali, agli eventi sportivi. Abbiamo delle associazioni che fanno parkour, skate park, tessuti aerei. Potete vedere la misura del capannone, sono 12.000 metri quadrati. È stato formato all'inizio da cittadini residenti che hanno preso coscienza di voler fare qualcosa per la propria città partendo proprio da questi spazi. Tutti lavoriamo solo per un bisogno che per noi è sociale e quindi ci mettiamo in discussione giorno per giorno su questi spazi. Tiriamo via un attimo l'audio perché non funziona. Queste sono tutte le associazioni che avete visto che abbiamo messo in rete, quindi dallo sport al sociale, alla fotografia, abbiamo una comunità di nigeriani cattolica, abbiamo un gruppo di ragazze che lavorano sui temi lesbici e di sicurezza e prevenzione sul tessuto femminile e quindi variamo dalla A alla Z, non abbiamo nessuna riunione politica all'interno e tra l'altro non ne permettiamo nemmeno, quando c'è politica in mezzo la spostiamo, noi facciamo politica dal basso, facciamo politica civile e non politica d'aggressione. Questo è quello che succede negli spazi. Quello che vogliamo portare all'attenzione di tutti è che questi spazi, come dicevamo all'inizio, sono illegali. Non hanno permessi e non possono lavorare se non con delle scappatoie che, non so, qua a Bologna si usa molto, insomma, fare delle consegne di spazi con dei comodati d'uso un po'... insomma, non siamo ancora al top, nel senso perché tutto quello che si fa fuori non è regolarizzato. Vogliamo che questo funzioni, che questo succeda. Quindi per questo chiediamo l'appoggio di tutti gli architetti, gli ingegneri e chi studia, chi pensa alle città, a portare avanti un discorso con l'amministrazione globale e non solo cittadino, non solo di RUE, di POC e cose che rimangono ferme in qualche città, per poter arrivare a una legge che consenta tutte queste cose. Faccio vedere l'ultimo che avevo preparato, se funziona. L'ultima modifica della nostra associazione. Questo è un video che abbiamo fatto di supporto proprio dove dopo aver avuto la visita della questura che ci ha puntualizzato dove stavamo sbagliando, ma che purtroppo non si è dovuta limitare questo, ma è iniziato un iter anche burocratico contro di noi, da cui ci siamo dovuti difendere con avvocati. E abbiamo dovuto anche chiudere certe attività, perché come dicevamo prima sono regolamentate dal TULPS, cioè dalle leggi di polizia, anche se è una cosa insulsa che le attività culturali siano regolamentate dagli strumenti di polizia e quindi non sono state più attivabili. Stiamo lavorando e siamo qua oggi per poterle ripetere nel prossimo spazio. 10 anni in città, questa volta avendo uno spazio grande abbiamo pensato di creare una rete, seguendo anche le indicazioni che ci dava l'amministrazione, a partire dal sindaco Romero e dalla giunta, che essendo associazioni unite è anche più facile acquistare poi uno spazio per le nostre attività. E abbiamo deciso appunto di allargarci quanto era possibile, visto che lo spazio lo concede, 12.000 metri quadrati, li abbiamo suddivisi per 22 associazioni. Le associazioni sono i nostri ospiti, e noi siamo ospiti della proprietà, quindi non c'è un cambio moneta, non ci sono soldi che girano, ma l'unico accordo è l'insieme, l'unione a lavorare sulla manutenzione e la produzione di tutto il centro. Quindi non più associazioni individuali, ma associazioni in rete che si scambiano tecniche, favori, vantaggi e professionalità da un settore all'altro. Siamo arrivati al dunque, nel senso che noi abbiamo fatto quello che avevamo promesso attraverso un progetto che avevamo presentato al Comune, cioè questa rete di associazioni. È un anno che la portiamo avanti con ottimi risultati per la città, ora ci troviamo al problema di amministrativo, diciamo,
permessi via discorrendo che devono essere studiati apposta per quello che facciamo e in realtà ancora non ci sono, quindi abbiamo un attimo di gap burocratico da regolare con l'amministrazione pubblica. Il problema dal mio punto di vista è semplicemente che si richiede a un'associazione o a delle associazioni che si occupano di una bonifica comunque temporanea di uno spazio la stessa legislazione, gli stessi permessi, la stessa burocrazia di un'associazione, di un privato, di qualsivoglia ente, lo stesso investimento per aprire un locale. Cioè io apro un locale perché ho intenzione di tenerlo 10 anni, 20 anni, posso so di avere degli investimenti da fare. Per un'associazione che vuole bonificare uno spazio completamente in disuso, abbandonato, una discarica, non si possono richiedere gli stessi permessi e la stessa legislazione. Questo che manca. Quello che è venuto fuori un paio di settimane fa nei giornali è... La ragazza che avete sentito parlare prima è la ragazza, adesso si sente male, che gestisce l'ostello. Noi all'interno abbiamo creato un ostello per studenti viaggiatori, un ostello di 30 persone, tra l'altro molto ben curato, molto ben pulito, e in tutto questo abbiamo cercato di rispettare sempre le normative, anche se non siamo, non eravamo e non saremo ancora per un po' certificati, siamo comunque a norma, utilizziamo attrezzi a norma, strumentazioni a norma, in modo che tutto sia sicuro. Per quanto riguarda l'ostello, il discorso che facciamo prima delle leggi e delle possibili cose da lavorare, il cambio di destinazione d'uso qua è stato molto importante. Averlo fatto ci sarebbe costato 27.000 euro. 27.000 euro non erano di muri, pareti, porte di sicurezza, impianti. Era solo il documento di certificazione per il cambio di destinazione d'uso. Tutto il resto c'era, dagli estintori, ai bagni, alle docce. Tutto quello che richiede un ostello per giovani viaggiatori era stato fatto. Quindi noi eravamo a norma. Non possiamo essere certificati, perché questa cosa... per essere certificata doveva passare dalla cambio destinazione d'uso, quindi avremmo dovuto trovare uno sponsor, qualcuno che ci dava 30.000 euro per andare avanti con l'operazione. Ricordo, le nostre sono operazioni temporanee, le associazioni che lavorano con noi sono associazioni dal basso, quindi sicuro non hanno 30 euro questi ragazzi da spendere per un cambio destinazione d'uso per uno spazio dove 3 anni e poi se ne andranno. Quindi anche questo del cambio destinazione d'uso è una cosa che ripeto, dovrebbero già pensare chi pensa le città, quindi gli architetti, gli ingegneri e l'amministrazione, perché non è che vogliamo togliere economia alla città, quindi fare in modo che non arrivino più soldi alle città, ma il problema del cambio di destinazione d'uso, il problema dell'abitabilità degli appartamenti e dello scoperchiamento dei palazzi è un problema che arriva a tutti i cittadini e i residenti. I proprietari sono costretti a tirare via i tetti nei loro capannoni per renderli inagibili. Inagibili perché non pagano l'IMU o la TASI o le altre tasse. Questo è un danno. Intanto il comune non riceve la tassa in tutti i modi, però abbiamo fatto anche un danno edile. Il danno edile si trasforma in topi, fogne, occupazioni, tutta roba che diventa un danno pubblico. E quindi tutto rientra nel lavorare così, nel lavorare per il bene pubblico. E anche questa è una cosa che si può fare con l'amministrazione, un discorso che abbiamo messo insieme all'amministrazione dove abbiamo inserito nella proposta legge, dove l'industriale, il proprietario che mette a disposizione un immobile per attività socioculturali governate dall'amministrazione attraverso poi le mani delle associazioni possa essere esonerato dalla TASI o dall'IMU o da queste cose, in modo che non ci siano danni anche fisici alla città. E nello stesso tempo lo spazio anche per il proprietario rimane comunque sempre una cosa vendibile, perché quando passiamo noi, dopo che abbiamo trovato buchi, mura, porte sfondate, tetti aperti, abbiamo rimesso a posto tutto, si avvicinano di nuovo i compratori e ci fanno a noi le domande, cosa facciamo in quello spazio, se lo vendiamo, se non lo vendiamo. Quindi è vero che non c'è possibilità di spendere soldi da parte del proprietario in questo momento, però è anche vero che c'è un'attenzione in certi spazi. Quindi il fatto che vengano poi abbandonati non è un danno solo per la città, è un danno per la proprietà ed è un danno anche per chi poi dopo arriverà dopo a mettere mani su quell'immobile. Perché poi ci si trova di tutto, gli immobili abbandonati diventano discariche piene di... noi abbiamo trovato frigo, abbiamo trovato insomma
dai materassi, abbiamo trovato delle macchine sfondate, ma dentro i capannoni, dentro gli spazi, non nei parcheggi, perché comunque quando c'è uno spazio vuoto, il primo che ci arriva è quello che non c'è niente da fare. Quello che ha qualcosa da fare invece dice lì c'è troppo da fare, me ne faccio un'altra. Ecco, qua dobbiamo trovare una strada percorribile con l'amministrazione e i cittadini proprio per andare verso in questo senso, rendere più agevoli queste operazioni, fare in modo che anche le associazioni dei territori siano interessati a farle, però chiaramente in queste situazioni non tutte le associazioni si prendono responsabilità penali, civili e economiche per fare queste cose. Quindi ci vuole un'interazione da parte del Comune dove si avvantaggia a livello legiferativo e anche magari a livello economico, non togliendo spese, non aumentandone, ma il fatto che uno spazio come il Senza Filtro di 12.000 metri quadrati, quindi una bella fetta di quartiere, sia tornato in vita, ha solo che dato dei vantaggi al Comune. Forse non pagano l'IMU, però tutto il quartiere, c'erano tre comitati contro questo spazio che si erano aggregati proprio per il degrado che c'era nel quartiere, che si sono dissolti quando siamo arrivati noi. Oltre a quello ci sono, come abbiamo detto prima, 230 persone che hanno trovato qualcosa da fare. Diciamo che è un bene pubblico anche quello, anche se sociale. In un periodo di crisi e di dramma che stiamo vivendo, siamo ancora in recessione, avere per una persona, un soggetto cittadino, indipendente, qualcosa da fare, un posto dove andare, lavorare con i propri amici, fare un laboratorio e creare cose, già di per sé un bene pubblico, perché non è che ci faccia male, tanto più che magari poi il giorno dopo dovrà andare a lavorare e litigare con chi non gli dà lo stipendio. Minimo di quello che in realtà si sta muovendo e si dovrebbe muovere per il Senza Filtro. I controlli sono normali, è giusto che ci siano, il problema è che questo è un progetto pionieristico nuovo e che quindi porta, oltre a tutte le sue innovazioni e novità, anche delle criticità e delle problematiche che il Comune e la Regione probabilmente non sanno bene come affrontare, perché in Italia esistono pochissimi spazi come il nostro, spazi che in realtà invece in Europa ce ne sono e parecchi e funzionano. L'idea sarebbe quella appunto di utilizzare gli spazi senza approfittarsi dello spazio, ma utilizzare lo spazio in un momento vuoto, buco, un buco nero in cui non sarebbe assolutamente utilizzato, che è dal momento in cui viene abbandonato per un fallimento, per la chiusura di un'azienda, perché il proprietario non ha più le possibilità di poterlo gestire, al momento in cui il Comune se ne potrebbe occupare. E quindi qui c'è un problema chiaramente anche economico, sia legale che economico. In un momento di questo tipo, in cui c'è precarietà, in cui c'è disoccupazione in questa epoca, è uno spunto per poter dare anche più attività ad alcune persone che hanno delle competenze e che non possono trasmetterle né sfruttarle e nutrirle. Il progetto Senza Filtro dovrebbe sopravvivere perché sicuramente è un progetto positivo che aggrega tante persone, tante attività che solitamente non trovano spazio da altre parti. Purtroppo in Italia siamo molto indietro per quello. C'è tanti, tanti ragazzi che hanno una passione esagerata, però tante volte, non avendo dei posti come questo, non possono continuare a coltivare questa passione. Noi abbiamo tanti bambini che hanno iniziato a girare, che continuano a stare qua, ci sono tante ragazze che sono venute qua a voler imparare, a iniziare, e tanti bambini che hanno dei sogni per poter coltivare questa passione, la passione. Io con tutta sincerità anche sono partita in questo progetto, ma un po' come si dice? Spaventata. No, non spaventata, un po' diffidente, ecco. Non sapevo bene che piega prendesse, come funzionasse un po', perché poi essendo tante persone, tante associazioni, appunto gestire tutto. E invece è stato bellissimo, invece ho conosciuto persone che anzi mi hanno dato una carica, una voglia di continuare, ma anche proprio nel mio percorso, in quello che è la fotografia, perché ho a confronto ragazzi che portano avanti i loro progetti, le loro idee, e quindi per me sono solo stimoli. E poi è bello proprio arrivare qua, trovare persone, amicizie, cioè, per me è diventata come una seconda famiglia. Io volevo dire una cosa seria. Allora, noi pensiamo che il Senza Filtro debba continuare a vivere perché dà la possibilità a tantissimi
Non, no, so solo questo. No. È partito qualcos'altro. Va bene, queste sono le ragazze di UMI, fanno clowneria, spettacoli laboratori per clown, per bambini e per adulti, e anche loro fanno parte delle 22 associazioni che sono in rete al Senza Filtro. Ok, noi abbiamo parlato di aggregazione, abbiamo parlato di fare cose insieme, abbiamo parlato di dove vanno i bambini, se no, lo diceva Gabriele Manca della Skate Arcade, e quello è stato anche uno dei nostri motivi, dove vanno i nostri figli. I nostri figli vanno o al bar sotto casa, giocano a flipper a biliardino, oppure fanno qualcos'altro, imparano qualcos'altro, oppure potrebbero avere queste alternative. Questo dipende dall'amministrazione, portarle avanti e mettersi a lavorare insieme per un bene comune, un bene pubblico veramente, e donare lustro alle nostre città. Quindi cosa ci aspettiamo da questi governi? Abbiamo parlato degli architetti e degli ingegneri, di chi pensa alle città e di chi le amministra. E abbiamo capito che il PSC, il RUE e il POC sono elementi troppo rigidi e non sono al passo con i cambiamenti che hanno adesso le nostre città, proprio per le trasformazioni e i passaggi di cui parlavamo prima. Quindi bisogna trovare un modo che arrivi a un emendamento nazionale che faccia sì che tutte queste cose si possano unificare, siano permesse in tutte le città di tutta la nazione. Nel frattempo volevo segnalarvi Urban Catalyst, Il potere del riuso temporaneo, che è un libro che è stato scritto nella città di Berlino proprio sulla trasformazione che ha avuto Berlino negli ultimi 10 anni, fino a 5 anni fa. È un libro del 2003. E noi l'abbiamo seguito e ci ha portato molte idee su come ragionare sulla città. Anche lì è stato fatto un passaggio a Berlino di questo genere, però è stato supportato dalle regole, dalle leggi, e quindi adesso là tutto è fattibile, mentre qua no. Questo ha portato a un dislivello, perché là veramente tutto è fattibile, ma veramente la sicurezza è quasi all'ultimo posto. Abbiamo trovato che in Italia il TULPS, proprio le regole di polizia che regolano queste attività, sono troppo rigide. Da un'altra parte potrebbero essere meno rigide, anzi un po' rischiose. Ci sono dei locali nei sotterranei che non hanno neanche una valvola di sfogo, però sono locali. A Bologna addirittura, se non abbiamo 4 porte di sicurezza per 100 metri quadri, non possiamo aprire. Quindi credo che ci sia anche a livello europeo un interesse a lavorare sui temi e cercare un circuito integrato dove mettere insieme queste tematiche sia di sicurezza, sia di gestione, sia di legiferatura per certe attività, in modo che siano più sicure là e più fattibili qua. In modo che tutti possiamo lavorarci. Non condivido il fatto di creare qualsiasi cosa in qualsiasi buco, perché abbiamo visto che possono portare dei danni e possono avere anche dei problemi. Noi al momento siamo fuori dal Senza Filtro. Stiamo lavorando al centro commerciale Minganti, come vi dicevo prima, però non siamo più nemmeno referenti della sicurezza e di quello che succede dentro al Senza Filtro. E probabilmente le persone che ci sono adesso sono persone nuove, non istruite, che non hanno fatto il nostro percorso e che non possono vedere là dove si annida il pericolo. Quindi anche in questo senso un percorso formativo da parte delle amministrazioni pubbliche potrebbe essere interessante, formare questi giovani innovativi che fanno questo percorso, che scelgono di lavorare sullo spazio abbandonato, quindi formarli anche sui pericoli che ci sono in uno spazio, che non è solo il muro con lo spigolo, ma a volte può essere proprio un buco per terra, può essere un ferro appoggiato male, può essere qualsiasi cosa dove un bambino possa farsi male. Quindi anche questo è un percorso da sviluppare, che anche questo noi abbiamo messo dentro la proposta di legge, dove la nostra richiesta era di un ufficio in comune a Bologna che fosse referente per queste attività di riciclo urbano, temporanee, ossia non solo una mappatura. Abbiamo visto Tempo Riuso a Milano che ha fatto una mappatura degli spazi, un po' è stata fatta da Pop-Up, abbiamo visto diverse mappature qua. Però mancano poi le tecniche, mancano i metodi per lavorare sugli spazi. Quindi vorremmo completare queste mappature con delle indicazioni fatte, prese da dei tecnici, ingegneri, architetti, tecnici della sicurezza, che possono dare dei paletti su cosa si possa, cosa non si possa fare in quegli spazi che noi abbiamo mappato. Quindi è inutile che io vada a cercare uno spazio che ci voglio fare come questo, un cinema, e non si può perché c'è quel problema che io non conosco.
al momento che io arrivo al comune a chiedere uno spazio abbandonato che è stato mappato dal comune stesso, devo anche ricevere la risposta di cosa posso fare dentro quello spazio, da non uscire dai regolamenti. Questo per me è un punto in più da mettere nelle mappe e questo è un punto in cui si deve lavorare con l'amministrazione. Detto questo, che dire, io non ho tantissimo perché insomma il nostro lavoro è questo, noi ci limitiamo a questo. Ci piacerebbe solo che anche qua a Bari partisse un discorso di non solo di mappatura integrata alle attività che potrebbero esserci, ma anche di spinta verso l'amministrazione pubblica ad approvare dei regolamenti che possano far sì essere copiabili, insomma, non regolamenti comunali, cittadini, ma che possono essere veramente copiabili, non con un copia e incolla, perché poi ogni città lavora sul suo essere, perché ogni città ha la sua identità. Però già avere una base di lavoro dove tutti in Italia si possa partire a fare qualcosa sul recupero urbano sarebbe già molto utile. In quest'altro, qualche domanda? Sì, sì, noi proprio per il fatto di, noi in realtà a Bologna stiamo svolgendo una parte di collante tra l'amministrazione e le associazioni. In questa parte le associazioni che arrivano dal basso di solito non hanno economie, come dicevamo, quindi noi abbiamo trovato questa formula che portiamo avanti noi da 10 anni, io ormai personalmente anche da 10 prima, di creare eventi per fare finanziamento per attività sociali e culturali. Quindi anche questa è una cosa che è fattibile? No, dipende dallo spazio, dipende dalle regole. Noi creiamo eventi di fiere, di mostre e mercati, di oggetti riciclati, mettiamo insieme molti artisti per fare delle fiere e chiediamo i permessi temporanei che esistono già per fare queste cose. Però sugli spazi fissi queste cose, queste leggi non esistono. Non toglie il fatto che anche qua si possa fare una fiera, guadagnare quei 4.000 euro e metterli da parte per pagare poi le prossime due bollette di Enel che arriveranno. Gli eventi che costruiamo negli spazi sono eventi in cui tutte le associazioni aggregate sono obbligate a collaborare. Questa è l'unica richiesta che si fa. Una volta al mese tutte le associazioni devono mettere lì le loro ore di lavoro da dedicare a un evento comune. Questo evento comune serve a finanziare l'intero spazio. Questo è il nostro. Poi dopo ci sono altre formule che arrivano da, chiaramente, la richiesta di bandi e cose che si possono fare, ma solitamente arrivano dalle associazioni stesse per le associazioni stesse, non per il progetto comune. Il progetto comune si autofinanzia con attività culturali. In questo noi siamo riusciti comunque a fare 4 dipendenti in regola a tempo indeterminato nell'anno 2012-2013, quindi abbiamo dimostrato che si può fare e che la cultura paga. Non è vero che la cultura non paga, perché ha anche assunto dei dipendenti. Abbiamo portato avanti 3 borse lavoro e 12 percorsi di specializzazione, tutti inglobati nei servizi sociali del quartiere San Donato, quindi a stretta con il quartiere San Donato, è il quartiere che ci ospita, quindi in stretta collaborazione con i servizi sociali del quartiere siamo riusciti a trovare anche tutto questo percorso rivolto ai ragazzi un po' più delicati, insomma. Quindi tante cose si possono fare. Noi abbiamo dovuto chiudere tutto, e anziché andarcene abbiamo detto chiudiamo tutto, però puntiamo i piedi e facciamo in modo di riaprirlo il più presto possibile con delle regole a norma. Oggi abbiamo accettato l'invito ad essere qua proprio per questo, perché speriamo che da tutte le parti, soprattutto da quelle sociali, quelle che lavorano dal basso, possa esserci un input verso il governo a gestire meglio questi spazi vuoti e a cancellare questi buchi neri dalle nostre città. Io qua potrei anche fermarmi se non avete niente. Va bene, allora io ringrazio tutti quanti voi, spero che lavorare per le città condivise sia sempre più comune e sempre più naturale. E comunque vi invitiamo tutti a vedere lo spazio che abbiamo a Bologna quando capiterete. Nello stesso tempo... Certo, vi lascio tutto. Nello stesso tempo noi stiamo attivando questo percorso con la Minganti, stiamo facendo una custodia temporanea in uno spazio non finito, che era diventato anche quello causa di degrado in un quartiere della città. Siamo stati convocati in altri 3 quartieri della nostra città per aprire altri spazi, da associazioni di circoli anziani a associazioni studentesche, spazi abbandonati, quindi tutte queste richieste di
di aiuto, insomma. Noi ci stiamo muovendo per il bene pubblico e stiamo facendo in modo che i ragazzi della nostra città possano imparare come si fa, in modo che comunque anche noi, una volta io ho 50 anni, stare lì tutte le volte a rifare dei mattoni, dei buchi, delle finestre comincia a essere difficile. Però, come dicevo prima, bisogna fare in modo che questi ragazzi abbiano le possibilità, le forze, gli attrezzi per fare poi queste cose. Qua. Se posso... No, perché secondo me una delle cose che emergeva è la necessità di studiare insieme, no? Tu dici ci sono tanti buchi neri nelle città e le norme non ci aiutano. Da giurista, tante volte mi sono trovato nella situazione di dover interpretare il diritto. A volte noi dovremmo lavorare, cioè noi dovremmo ragionare, e l'ho fatto, come dire, per, che ne so, dei clienti, delle amministrazioni, però a volte noi dovremmo ragionare proprio in questi termini, mettere delle competenze tecniche, come dicevo prima, al servizio degli innovatori sociali, che sarebbero un po' i clienti di questi esperti dell'innovazione, per cercare di lavorare insieme e poi verificare se poi effettivamente non si può trovare un modo per convincere a interpretare le leggi esistenti in maniera diversa. Prima, durante il mio intervento, qualcuno ha parlato di una legge quadro e a me, diciamo, un brivido ha percorso la mia schiena, perché non c'è niente di peggio di una legge quadro in un momento così magmatico. Per quello io mi diverto e investo tante energie, e state sicuri che non è economico dal mio punto di vista, perché sarebbe più semplice dire il regolamento, eccolo qua, copiatelo e incollatelo, no? In realtà invece noi dovremmo proprio fare questo, cioè cominciare a, quando dico aprire dei gruppi di coprogettazione nelle città, e cominciare a dire, mettere insieme le diverse competenze, gli architetti, gli esperti di fundraising, della sostenibilità, giuristi che si vogliono cimentare, perché io non sono così sicuro che a legislazione vigente le cose non si possano fare. Il regno, quello che mi hanno insegnato quando io ero studente di giurisprudenza, è che il diritto non è il regno del giusto o dell'ingiusto, è il regno del plausibile. Allora noi dobbiamo cercare di rendere plausibile delle soluzioni innovative. Del resto, se ci pensi, il regolamento è frutto di questo approccio, perché in fondo io mi ci sono messo ragionando soltanto in applicazione di una norma costituzionale. Se avessi dovuto ragionare a legislazione vigente, io avrei dovuto concludere che non si può fare. Allora, una delle cose fondamentali che io ho messo nel regolamento, e che lo possiamo dire, forse si perderà, rischia di essere persa in altri regolamenti, è un'affermazione che aveva una base tecnica molto importante, il comma 3 dell'articolo 1, che era l'idea che l'amministrazione rinuncia ad esercitare il potere amministrativo ed esercita funzioni non autoritative. Ok? Non autoritative, perché l'articolo 1 bis della legge 241 del 90, che è la legge sul procedimento amministrativo, a un certo punto dice che, ecco, adesso entro nelle tecnicalità, però per dirvi come alla fine, se uno si mette a studiare veramente, cosa che non si fa in questo paese, perché noi rimaniamo dentro gli schemi tradizionali, perché a volte non facciamo il challenge dello schema. Può darsi che la legge quadro non serve, secondo me forse non serve nemmeno il regolamento, se uno si veramente predisponesse a fare innovazione, perché a Mantova sto lavorando senza il regolamento. Allora, questa norma dice che le amministrazioni hanno delle funzioni, possono curare l'interesse pubblico esercitando funzioni non autoritative. Tradotto? Collaborazione. Cioè le amministrazioni lavorano fondamentalmente utilizzando quello che è uno strumento eccezionale, secondo chi ha disegnato le amministrazioni nell'Ottocento, cioè il potere amministrativo, il potere autoritativo di incidere in maniera unilaterale sulla sfera giuridica del destinatario. Okay? È chiaro che per fare quello tu hai bisogno di avere una legge, perché il principio di legalità dice che l'amministrazione non può incidere sulla sfera giuridica del destinatario senza il consenso. Ma se l'amministrazione si fa collaboratore,
si fa collaboratrice, si fa partner, decide di non usare più il potere, ma decide di usare la comunicazione, intesa come, no, mettere insieme le energie e le risorse, di farsi imprenditore e di cominciare a interpretare le norme in quella direzione. Guarda caso, all'improvviso si apre un orizzonte, un mondo diverso. Allora, è fondamentale dire che l'amministrazione in questa fase e in questa prospettiva non sta più utilizzando. Allora, io ho fatto per esempio un esperimento sulla cultura a Roma, tu sai che ho avuto un'esperienza nella... E guarda, sono riuscito a interpretando le norme, a fare un evento di rigenerazione culturale condivisa, senza, diciamo, chiedendo le autorizzazioni giuste, ma nulla di più. Per esempio, non l'impatto acustico, non l'occupazione di suolo pubblico, ma non, diciamo, derogando, semplicemente applicando delle norme che esistono, ma interpretandole. Se io non uso l'amplificazione, se io non sto facendo occupazione di suolo pubblico perché non sono un privato che occupa un suolo pubblico, ma sono il pubblico che sta, diciamo, che sta il pubblico comunità, che insieme col pubblico apparato sta facendo un servizio alla comunità, perché devo fare l'occupazione di suolo pubblico? Sono il pubblico. Cioè, adesso questo è chiaramente, può darsi che c'è qualcosa da raffinare, sicuramente non è, però che cosa voglio dire? Che è fondamentale e necessario aprire questi laboratori di governance dentro la città, proprio per fare il challenge di questi, il TULPS, che è bello pure la formula, no? Il TULPS, perché poi i funzionari lavorano per queste sigle, cioè cominciare a prendere le norme, per esempio sulla rigenerazione, ma in quanti sappiamo che c'è un articolo adesso della norma dello Sblocca Italia che favorisce, che chiede la stesura di programmi di rigenerazione urbana? È il 24. Quanti sappiamo che c'è dentro il decreto, non il decreto Valore Cultura, quello di 54 del 2014, quello di Franceschini, tutta la nuova normativa sulle erogazioni liberali a favore dei beni comuni, dei beni culturali. Quanti sanno che dentro sempre la legislazione più recente ci sono degli incentivi, anche degli sgravi fiscali per chi rigenera le città e si preoccupa di fare attività di manutenzione delle città? Cioè, quello che dico sempre è: le riforme non sono un evento palingenetico, tu schiacci un bottone e il giorno dopo la riforma è attuata, sono delle cose che vanno accompagnate. Se non le accompagni, tu puoi fare anche, puoi avere anche, cioè, capito Werther, tu puoi avere anche la norma che te lo riconosce, ma tanto rimane là. Io ho partecipato in questi anni a tanti processi da tecnico, sono stato consultato da anche diversi come dire, governi in cui mi si chiedevano, ma tu che ne, per esempio sulla rigenerazione, a un certo punto qualcuno mi ha chiesto: mi provi a stendere la tua norma sulla rigenerazione? Io l'ho mandata e ho visto che un po' è penetrata nella norma sulla... Però, ed era, diciamo, adesso si chiama piano della rigenerazione della bonifica ambientale. Io l'avevo chiamato piano per la rigenerazione urbana, sociale ed economica, una cosa del genere. Per dire che poi alla fine il messaggio comunque in qualche modo è arrivato. Però il punto è che se queste cose vengono scritte, ma poi nessuno le applica, rimangono a dominio di pochi, perché poi stai sicuro che qualcuno, appunto quelli che sono attrezzati per pagare i consulenti bene, quelli riescono a utilizzare le norme. Ormai con 150.000 leggi, il rumore normativo aiuta soltanto chi ha la capacità di leggere dentro questa giungla normativa. Io non sono, ripeto, sicuro che le cose non si possano fare utilizzando gli strumenti attuali, interpretandoli, mettendo in campo delle competenze tecniche, costruendo degli spazi dove gli innovatori sociali possano avere il supporto tecnico di esperti che vanno sostenuti, cioè vanno, perché non possono mettere solo e soltanto, chiaramente una parte sarà condivisione di tempo e anche volontariato, però queste cose vanno finanziate. Cioè, noi dovremmo, nell'ottica della sostenibilità,
cominciare a pensare a delle forme di autosostenibilità di questi, no, di queste co-città che, voi, che potremmo cominciare a mettere in piedi, luoghi dove si aiutano realtà come Senza Filtro e così via. Però non rinunciamo alla capacità creativa e chiediamo soltanto un riconoscimento, perché poi a parte le difficoltà in questa fase di avere una voce in un corpo legislativo che chiaramente non risponde, cioè non risponde ai cittadini, questo è oggettivo, no? Quindi non è rappresentanza democratica, no? Perché siamo in una fase in cui per una, diciamo, via di un sistema elettorale scellerato, noi abbiamo soltanto delle persone che rispondono a dei centri di decisione che non sono più i cittadini, non sono più rappresentanti dei cittadini in via diretta, no? Questo non si può dire. C'è una formula di rappresentanza democratica indiretta, però in questa fase noi possiamo farci sentire, ottenere una legge quadro, ottenere la normativa sul TULPS, e lo sto sentendo molto spesso anche dagli operatori culturali a Roma. Non credo che la soluzione sia utilizzare il diritto pubblico, lo dico da professore di diritto pubblico. Secondo me si può utilizzare la capacità di diritto comune delle amministrazioni, quindi l'autonomia privata delle amministrazioni, e provare a far funzionare queste piattaforme collaborative all'interno delle città. E poi arrivare alla modellizzazione. Ma quando avremo, perché io non penso alle sperimentazioni fine a se stessi, quindi questo vorrei che fosse chiaro, penso che si debba sperimentare con l'ottica di arrivare ad una modellizzazione, ma di qui a qualche tempo, cioè avendo più possibili modelli e avendo testato i diversi modelli, perché poi anche lì modellizzare subito significa comprimere la creatività e rinunciare alla sperimentazione e quindi all'innovazione. Quindi non, anche calare dei modelli che poi magari non sono conducenti, quindi sono calati dall'alto. Cioè io lavorerei per quello che dicevo, sì, tantissimo sull'approccio. Lo condivido, ormai di esempi ce n'è parecchi, l'amministrazione ha molto su cui lavorare. Comunque anche il fatto dell'aiuto, di andare avanti, non è solo una questione economica, come diciamo prima, anche l'architetto che io devo convocare per fare un sopralluogo in uno spazio abbandonato, io me lo pago. Io sono un libero cittadino, associazione. Se invece è l'amministrazione che dice io ho un architetto che lavora su quel tema, sugli spazi abbandonati, quindi è preparato su quel tema e può dare consigli a chiunque vada da lui a chiedergli di regolare uno spazio abbandonato, ecco che l'amministrazione mi sta venendo incontro tantissimo, come tutti gli altri, come abbiamo detto anche del fatto del cambio di destinazione d'uso. L'amministrazione può fare molto, è che ha uno standard che è difficile da muovere, quindi anche quando parlavamo in proposta di legge col tavolo del piano strategico metropolitano di questo ufficio che possa far da supporto al di fuori del vetro, come dicevi tu prima, uscire dal gabbiotto amministrazione cittadino, incontrarsi e andare sul territorio e lì decidiamo quello che si può fare o no qua. Questo sarebbe già molto, sarebbe già tantissimo, perché toglierebbe sgravi fiscali alle associazioni che non si muovono altrimenti. Un esempio è, noi abbiamo smesso di fare eventi esterni. Perché? Perché noi abbiamo chiamato Paolo Angeli, un artista sardo che ha cantato il suo CD, è venuto a Bologna gratis in treno, e a noi è costato 170 euro di SIAE per metterlo dentro un parco pubblico a suonare per il pubblico a gratis. Per fare questa operazione cosa succede? Un'associazione deve inventarsi un bar, chiedere i permessi del bar, andare lì, fare il bar, cioè, insomma, noi andiamo lì a fare concerti, non è che... Però sei obbligato a diventare un imprenditore per autosostenerti, per sostenere un'attività di bene pubblico, perché abbiamo portato un concerto al tramonto in un parco pubblico, dove c'erano 700 persone, con tanti altri bambini, e tutto gratis. Tu però non puoi lavorare gratis con questa amministrazione, perché oltre a quello ci è stato chiesto 300 euro di luce, in anticipo, perché la corrente va pagata prima quando fai un allaccio portante. Il tecnico non è venuto perché si è dimenticato, si è rimasti senza luce. Abbiamo fatto un allaccio abusivo ai cavi. Questo perché? Perché noi siamo tecnici e siamo capaci. Potevamo prendere una denuncia. Non è fattibile. Però, insomma, tante cose possono essere fatte a vantaggio di queste singole operazioni per tutti, però. Cioè, si può lavorare in modo che queste cose siano più fruibili. Invece il fatto di dover stare a dei regolamenti, chiedere il permesso,
30 giorni prima per avere il patrocinio del comune. Tutte queste robe qua fa sì che tutte queste associazioni piccole che fanno fatica a girare si fermano, si piantano. Si pianta metà della produzione culturale della città. Perché sono quelle, noi non facciamo cultura. Noi occupiamo spazi, li rimettiamo a posto e li diamo ad associazioni che fanno cultura. Con noi ci sono 22 associazioni che fanno produzione a Bologna. Senza di noi queste 22 associazioni sono tutte sotto il bar di casa loro a prendere il caffè. E quindi, come dicevi tu, l'amministrazione può fare tantissimo. Lavoriamo in rete, lavoriamo tutti insieme. Qualche domanda? Un'azienda ha detto, nella mia città sta chiudendo, ha deciso che è fine. Ok. E i lavoratori sono ovviamente in fibrillazione. A che cosa gli diciamo a questi? Volete dare una mano a rimettere su l'azienda e a riproporla da qualche parte? Quindi dobbiamo parlare con la proprietà o no? Cioè, questo, parliamo di fatti che sono accaduti, oppure di un'altra situazione, sempre nella mia stessa città. Un cementificio viene abbattuto senza che venga deciso o quantomeno che cosa fare di quel luogo, senza che ci sia un piano regolatore del porto, senza niente, con un'amministrazione che fa da testimone, con delle associazioni che si pongono come ostacolo e con un proprietario di un'area importante della nostra città che a un certo punto parla soltanto con l'amministrazione e con le associazioni che sono interessate a capire che cosa sarà il porto, no. Non c'è dialogo. Non c'è una formula temporanea che l'amministrazione può adottare. È quello di cui stiamo parlando adesso, bisogna inventarsela, bisogna farla, costruirla. L'amministrazione ha paura a assegnare degli spazi quando non ci sono le condizioni. Anche un proprietario, in teoria, per assegnare uno spazio dovrebbe averlo messo a norma. E quindi sono tutte cose che fanno tirare indietro. Però, ad esempio, noi stiamo lavorando con Ravenna, che si è candidata a Capitale della Cultura del 2019, stiamo lavorando in Darsena su dei capannoni abbandonati. Ci hanno chiamato loro proprio per delle associazioni che si sono messe in rete, hanno stimolato l'attenzione su questi capannoni e noi adesso è 3 mesi che stiamo frequentando Ravenna per dargli un dritto. Chiaramente la prima cosa che abbiamo fatto è stato cercare la proprietà e tramite l'assessore della cultura di Ravenna siamo arrivati alla proprietà, a un tavolino e abbiamo deciso che la cosa si poteva fare. E quindi probabile che quello spazio di cui parlavamo prima non abbia altre possibilità, ma ce ne saranno sicuramente altri. È importante però avere chi fa queste cose preparato a farle, perché come dicevamo prima è anche pericoloso entrare in posti abbandonati. Quindi ci vuole un programma di formazione prima, quantomeno per la sicurezza e la vivibilità dello spazio. Poi dopo le idee si possono mettere in campo, chiaramente l'amministrazione molte volte ha degli interessi a tenere fermo lo spazio come la proprietà perché c'è un'altra trattativa di cui noi non arriveremo mai a sapere finché non saliranno i muri. E però, visto che di buchi ce n'è tantissimi, avendo la forza di farli, poi dopo si può andare a proporre. Noi abbiamo già fatto, stiamo preparando la 7ª e con Ravenna è l'8ª, ne abbiamo 3 in campo proprio dell'ultima settimana. Quindi le possibilità di lavorare solo a Bologna sono tantissime. Bisogna creare le modalità. Quindi il percorso di formazione per chi lo fa, il percorso amministrativo per aiutare chi fa queste cose, come dicevamo prima, e anche arrivare incontro con qualche legge là dove si lavora nell'illegalità. Perché nessuno pensa di fare un percorso così per diventare illegale o per farsi casa. Noi il fatto che siamo itineranti proprio dimostra che non stiamo cercando uno spazio nostro, ma stiamo cercando di aprire spazi per altri. E anche questo è un fattore importante, diverso da tante altre cose. Il dialogo con l'amministrazione a noi ha portato avanti tante strade. Qualcuna chiaramente c'è stata rimbalzata, però ne abbiamo portate 40, 6 le abbiamo fatte. È stata dura. Quindi probabilmente c'è, come diciamo prima, bisogno di lavorare in questo senso, ma da tutte e due le parti, perché l'amministrazione ha paura, il proprietario ha paura e il cittadino non ha i soldi. Quindi bisogna creare questo percorso virtuoso che possa portare a una soluzione.
questo qui. Intanto ringrazio tutti voi, che può interessare, noi li abbiamo presi dietro. Chiaramente il RUE, la modifica del RUE e il piano strategico sono riferiti alla città di Bologna, però insomma sono cose che si possono anche allargare. Noi stiamo diventando città metropolitana il 1° gennaio, Bologna diventerà città metropolitana e speriamo di essere all'altezza, perché ancora non esistono le città metropolitane, ce l'abbiamo ancora in testa, dobbiamo poi vedere se veramente funzionano sul territorio. Grazie a tutti.